con l'adesione alla campagna promossa dalla comunità di Sant'Egidio per la giornata mondiale contro la pena di morte, una città per la vita. Ringrazio subito a nome di tutta l'amministrazione comunale e delle comunità di Andrano, Castiglione e della Marina. Aspetta. Mi sentite? Sì. Ringrazio lo scrittore Antonio Salvati che ci presenterà il suo libro, La penna e la forca, colloquiando con lo scrittore Annibale Gagliano. Entrambe, grazie a tutti per la disponibilità e la partecipazione. Qualcuno mi chiedeva, ma com'è un piccolo comune che si interessa della pena di morte? Noi abbiamo risposto, io mi sono permesso di rispondere, anche da un piccolo comune può partire così, un momento di riflessione e di iniziativa concreta perché questa tragedia, possiamo chiamarla così, che ancora in molte parti del mondo si verifica, cioè l'applicazione della pena di morte da parte di molti stati ancora possa essere cancellata dalla faccia del nostro pianeta. Il comune di Andrano abbiamo ritenuto di qualificarlo subito come con un'attenzione particolare alla tutela dei diritti umani. Noi abbiamo aderito alla campagna anche di Amnesty International sul caso Regeni, abbiamo uno striscione sulla nostra facciata del comune perché si possa fare luce su quel delitto atroce che ha visto coinvolto un paese, l'Egitto, e uno studente italiano. Era andato a fare una ricerca come studente universitario. Parlare di pena di morte. Io personalmente ho un atteggiamento proprio che non lo considero più sopportabile nel XXI secolo. Purtroppo ancora alcuni paesi la applicano, non c'è nessuna motivazione perché possa applicarsi questo tipo di sanzione penale. E quindi con molto piacere noi abbiamo aderito come Comune di Andrano all'iniziativa della comunità di Sant'Egidio e abbiamo ritenuto di coinvolgere Antonio Salvati perché ha scritto un libro appositamente su questo problema. Io non mi dilungo molto perché non voglio entrare nel merito di alcuna ragione che possa consentire a uno Stato di togliere la vita a un'altra persona. La vita è un diritto inviolabile in ogni parte del mondo. Non c'è nessuna ragione che possa consentire ancora ad alcuni stati di mantenere in vita questa sanzione penale ed è per questo che noi come piccolo comune vogliamo contribuire a tutta l'azione che viene svolta da diverse organizzazioni internazionali, tra le quali la comunità di Sant'Egidio, e che possa una volta per tutte l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite bandire questo tipo di sanzione dalla comunità internazionale in ogni parte del mondo. Quindi ringrazio, penso che sia un problema sul quale bisogna sensibilizzare anche le piccole comunità. Io nel mio piccolo a scuola, proprio l'altro giorno, affrontando le Nazioni Unite, abbiamo approfondito proprio questo tema sull'applicazione della pena di morte. Con una domanda molto semplice, si può uccidere in nome della legge? Riteniamo di no, non si deve uccidere in alcun modo nessuna persona, abbia anche commesso un delitto atroce, ma il diritto alla vita deve essere sempre salvaguardato. E la sanzione deve mantenere sempre il suo valore di possibilità di riscatto morale e sociale delle persone che purtroppo sono state protagoniste di questi atti efferati eventualmente. Ma lo Stato non può mai arrogarsi il diritto, nemmeno legalmente, di togliere la vita ad ogni persona che abbia commesso anche gravissimi delitti. Ed è per questo che passo la parola ad Antonio Salvati e poi ad Annibale Gagliani per un colloquio, una discussione molto approfondita su questa tematica. Grazie. Allora, vado io, Antonio. Va bene. Annibale, va. Volevo dire una cosa, Sindaco. Ha usato le parole migliori possibile per dare speranza anche ai piccoli comuni, perché se ricordiamo il grande esempio di Riace dato a tutto il mondo, no? Riace è un comune di 1000-1500 e rotti abitanti. C'è grande speranza, il Comune di Andrano ormai da un po' di tempo si sta dimostrando sensibile su grandi temi dell'umanità ed è una goccia sicuramente che forse non può invertire la rotta di tutto l'oceano, ma magari può portare a tirare tante altre gocce. E io volevo dare due notizie sull'autore,
sulla vita e sul percorso dell'autore, giusto per diciamo farlo conoscere a chi ci ascolta, e poi cominciamo subito insomma il dialogo attorno ai temi che il sindaco ha già preannunciato. Antonio Salvati è un insegnante nato e cresciuto a Roma, nella città eterna, classe 1965, e come detto un insegnante che ha grande sensibilità nei confronti appunto dei temi civili, e per la comunità di Sant'Egidio si rende anche protagonista di grandi campagne, di convegni per l'approfondimento appunto di temi come quello che sviscereremo oggi. Scrive di giustizia e anche di analisi sulla criminalità per diversi blog, e ha già pubblicato libri di grande spessore appunto civile, e ha avuto anche modo di collaborare per dei progetti in carcere. Quindi chi meglio di lui a livello esperienziale poteva scrivere La penna e la forca, scrittori e pena di morte, suggestioni letterarie per il rifiuto della pena capitale. Bisogna dire che il libro evidenzia il ruolo della letteratura per sciogliere i nodi in seno a questo tema. L'autore cita 46 scrittori prettamente diciamo di epoca contemporanea, ma scrittori straordinari con frammenti di opere che trattano appunto e la pena capitale. Giusto per citarne alcuni: Shakespeare, Parini, Stendhal, De Balzac, Victor Hugo, Dickens, Dostoevsky, Kafka, Sartre, Camus, Sciascia e via dicendo. Quindi quest'opera che io ho definito monumentale, perché comunque è un'opera che tratta in maniera completa con il materiale che ha il tema, creando sicuramente tesi e antitesi a un certo punto, dopo aver citato questa carrellata di autori, fa qualcosa di interessante, ovvero consiglia la filmografia in seno a questo tema e anche le canzoni scritte in merito a questo, quindi dando anche, restituendo al lettore consigli che varcano anche differenti forme espressive. Io vorrei chiedere all'autore perché Antonio Salvati ha deciso di scrivere questo libro e perché secondo lui il lettore dovrebbe leggerlo. Innanzitutto grazie per l'invito e sottolineo subito una cosa: tutti, ciascuno di noi, anche i piccoli comuni, possono fare moltissimo per la promozione dei diritti umani. E quindi lo dico perché sono tra gli organizzatori della giornata mondiale contro la pena di morte che noi realizziamo in collaborazione con tutti i comuni, proprio perché siamo consapevoli e convinti che tutte le municipalità possono svolgere un ruolo importante. Perché ho scritto questo libro e da quali consapevolezze sono partito? Innanzitutto io sono da oltre 20 anni insieme ai miei amici della Comunità Sant'Egidio impegnato in questa campagna importante per l'abolizione della pena di morte, ma in qualità di insegnante e diciamo in qualità di assiduo lettore di romanzi e anche sensibile ai temi relativi alla giustizia, mi ero subito reso conto, leggendo diversi romanzi, che tanti autori di un certo rilievo e non, soprattutto a partire dagli inizi dell'Ottocento, hanno attraverso le loro opere assunto posizioni contro la pena di morte e a favore di un diritto umano. E la consapevolezza forte era che la letteratura può svolgere, ha svolto e può continuare a svolgere un grosso lavoro per la promozione dei diritti umani, proprio per la capacità persuasiva, proprio per la potenzialità artistica che molti scrittori hanno espresso. Questo è molto importante, anche perché nella letteratura convergono
tutti i grandi problemi suscitati nella mente umana dalla condizione mortale. E una cultura letteraria non posticcia, ma accurata e meditata, pone al centro l'esperienza umana e giova a costituire una mentalità comprensiva nei riguardi di tutti gli aspetti, dalla vita all'abiezione della persona dell'uomo. Quindi, ripeto, si potrebbe fare un lunghissimo discorso sulla letteratura e sulla sua capacità di comunicare e trasmettere conoscenza, cogliendo intuitivamente quello che altre elaborazioni di pensiero sono più lente a formulare compiutamente. Lo storico Ginsburg cancella la distinzione tra narrazioni storiche e narrazioni di finzione. Vede le une e le altre in competizione nella rappresentazione della realtà. Se una ricostruzione storica è indiziaria, il romanzo diviene una miniera di tracce utili al racconto del vero. È un libro di storia a tutti gli effetti. Io dico una cosa molto semplice, parlo pensando a quelli della mia generazione. Molti della mia generazione hanno compreso il fascismo, per intenderci, leggendo, non so, il romanzo di Moravia, oppure leggendo Fontamara di Silone, comprendendo il fenomeno fascista in maniera più compiuta di diverse trattazioni storiche. Ma adesso, ripeto, il discorso potrebbe essere abbastanza lungo, però a me quello che mi preme dire è che la letteratura, non meno di altre discipline, aiuta a conoscere la storia e a promuovere i diritti civili e le libertà laddove essa è conculcata, ecco. E le pagine di Dostoevskij e di tanti altri autori sono particolarmente suggestive. E poi, ecco, semplicemente bisogna anche ricordare che alcune di queste opere hanno contribuito anche a cambiare concretamente la vita politica e sociale di molti paesi. Le pagine di Dostoevskij, Memorie della Casa dei Morti, furono una serrata requisitoria contro il sistema penitenziario russo che spinse lo zar Alessandro II a redigere un'ampia riforma giudiziaria. L'opera di Turgenev, Memorie di un cacciatore, rappresentò un atto di denuncia sociale sulle condizioni miserevoli dei contadini e il dispotismo dei proprietari, descritti con tanta evidenza da suscitare sdegno presso i lettori e, ripeto, contribuirono a realizzare importanti riforme. Il discorso, ripeto, potrebbe essere veramente lungo. Mi va, caro Antonio, di citare dei versi che sono stati trasformati da Fabrizio De André nell'album Tutti morimmo a stento nel 1972, ma che in realtà sono figli di un poeta medievale, François Villon. E questi passi sono titolati La ballata degli impiccati, ovvero la fotografia prima della morte. No? Noi siamo abituati a pensare, quando diciamo si parla di pena di morte, alla sedia elettrica, no? questo effetto speciale americano, no? Ma in realtà, andando indietro nella storia dell'umanità, c'erano già, no? Per esempio nel Medioevo, delle azioni, se vogliamo, ancora più dolorose, no? Rispetto a quelle degli ultimi tempi. Tutti morimmo a stento, ingoiando l'ultima voce, tirando calci al vento, vedemmo sfumare la luce. L'urlo travolse il sole, l'aria divenne stretta. Cristalli di parole, l'ultima bestemmia detta. Prima che fosse finita, ricordammo a chi vive ancora che il prezzo fu la vita per il male fatto in un'ora. Poi scivolammo nel gelo di una morte senza abbandono, recitando l'antico credo di chi muore senza perdono. Io, dopo aver letto questi versi, ti chiedo: qual è lo stato delle cose in merito alla pena di morte nel mondo in questo preciso momento? Perché molti pensano che, siccome in Italia la pena di morte non c'è, il problema non sussista, ma invece ci sono paesi del mondo in cui la pena di morte è ancora viva e vegeta. Certo, guardi,
vorrei risponderle dividendo la mia risposta in due parti, perché mi sembra opportuno dire anche qualche cosa su questo bellissimo testo di André. Non posso non dire che molti autori sono straordinariamente persuasivi proprio per l'efficacia della loro arte. E in questa arte loro esprimono compiutamente la potenza delle loro idee, della loro passione civile. Questo lo dico pensando a De André. E guardi, non è esagerato affermare che alcuni testi, e pensando proprio a De André, rappresentano una sorta di iconostasi del dolore, veramente capaci di suscitare sentimenti di pietà e commozione. La nostra conoscenza, questo è un fatto ormai acclarato, è polimorfa e si realizza attraverso diversi canali, non esclusi quelli del sentimento, della passione, dell'emozione, dell'affettività. Vede, un famoso teologo ortodosso, Clément, sosteneva che l'espressione artistica ci risveglia. Essa ci cala più in profondità nell'esistenza, fa di noi degli uomini e non delle macchine, rende solari le nostre gioie e laceranti le nostre ferite, ci apre all'angoscia e alla meraviglia. E queste sono delle sensazioni che uno prova leggendo alcuni testi letterari e ascoltando alcune canzoni come quella di De André. Detto questo, per quanto riguarda il discorso, diciamo lo stato dell'arte, dell'applicazione della pena di morte nel mondo, va considerato un fatto estremamente importante. Da diversi anni noi assistiamo ad un trend particolarmente positivo. Il numero, i numeri assoluti delle esecuzioni delle condanne capitali stanno diminuendo sensibilmente. Negli ultimi 30 anni numerosissimi paesi hanno abolito la pena di morte. E oggi l'applicazione della pena di morte potremmo dire che è un problema esclusivamente asiatico. Sostanzialmente il 90% delle esecuzioni avvengono in pochi paesi asiatici. Questo è un fatto estremamente incoraggiante, anche se è un fatto che fa molto riflettere, perché è un problema esclusivamente asiatico e non è un problema europeo, perché del resto noi siamo anche la patria dell'illuminismo. Diciamo, l'Europa è cresciuta forgiata dal pensiero del cristianesimo e dell'ebraismo, che avevano hanno sempre formulato una particolare attenzione alla tutela degli individui. Questo è molto importante. E anche il continente africano si sta gradualmente liberando dalla pena capitale. E questo però, ecco, vede, noi solitamente ci viene formulata l'obiezione: ma in Italia non c'è la pena di morte. Certo, non c'è la pena di morte, però parlare di pena di morte è sempre un modo per sottrarsi ad una sorta di sonnambulismo a cui noi tutti siamo un po' soggetti, e significa anche ragionare e riflettere su temi che ci riguardano da vicino, che riguardano da vicino il mondo della giustizia. Io penso al senso della riabilitazione, al senso del perdono, il discorso della vendetta, perché molti negli Stati Uniti la consapevolezza che l'applicazione della pena di morte sia una vendetta è molto forte, ma è molto forte nei presidenti. Molti predecessori di Trump lo dicevano chiaramente, che l'applicazione della pena di morte è l'esecuzione di una vendetta. Allora, che cosa significa ragionare su questi temi? Che mondo vogliamo? E questo è molto legato al discorso della letteratura, perché la letteratura è anche, non è soltanto un'altra opportunità conoscitiva, ma è anche un modo per essere migliori, per essere più umani. Vede, recentissimamente un noto scrittore, da poco cardinale, Tolentino de Mendoza, ha detto che la letteratura è uno strumento prodigioso di lettura dell'esperienza individuale e collettiva, storica e interiore, nella sua dimensione particolare come in quella universale. Quindi noi abbiamo bisogno della letteratura, non come una sorta di ornamento estetico,
come di una struttura portante, una sorta di codice di sopravvivenza del nostro stare al mondo. E con questo aggiungo che il mio libro è anche una sorta di dichiarazione d'amore verso la letteratura. E quindi mi sembra di aver capito, siamo tutti e tre impegnati nel mondo della scuola. E questo è un discorso importante. E ecco perché ritorno all'importanza del ruolo delle municipalità, tutte, piccole e grandi, perché anche nel vostro comune si può fare molto per promuovere la cultura. Ne abbiamo bisogno, ripeto, non solo per un fatto estetico. Cioè il romanzo non è un passatempo, ripeto, è un qualcosa che ci rende migliori, che ci fa vivere anche meglio la nostra popolazione umana. E da queste sue parole, Antonio, si percepisce il perché, no, anche della scelta della simbologia, la penna e la forca, no, che sembrano apparentemente due strumenti completamente differenti, ma in realtà la penna a volte, no, può essere utilizzata anche, può avere il peso di una forca o può avere il peso di un farmaco che ti salva la vita, no? E tra i vari autori citati, io sono molto legato a due autori in particolare, ma vorrei portarla su questo terreno anche un attimo per focalizzare l'attenzione sulla responsabilità dell'opinione pubblica, dei media e della giurisprudenza, no? Poi in merito a questi temi. E Albert Camus, il suo capolavoro, Lo straniero, diciamo, racconta l'omicidio casuale di Morceau su una spiaggia, l'omicidio di un arabo, ma un vortice di eventi che lo porta, senza nemmeno che se ne rendesse conto, ad essere condannato a morte, a venire ghigliottinato e a venire anche in sede di udienza, no? E se vogliamo, schernito del fatto che avesse o non avesse un'anima. Io volevo leggere un passaggio e poi farle la domanda. Non è questo che vogliamo rimproverargli, ovvero il fatto di non avere eventualmente un'anima. Non abbiamo il diritto di lamentarci che sia privo di ciò che egli non potrà mai possedere. Ma quando si tratta di questa corte, la virtù tutta negativa della tolleranza deve cedere il passo a quella meno facile ma più elevata della giustizia, soprattutto quando il vuoto dell'animo quale si ritrova in questo uomo diventa un abisso dove la società può perire. Io quello che voglio chiederle è: quanto influisce la pressione dell'opinione pubblica, no? Sempre pronta al linciaggio quando si tratta di giustiziare gli altri, e anche le strategie di drammatizzazione dei media, no? Questi due elementi, quanto possono influire in merito ai discorsi sulla pena capitale? Bella domanda. Chiederebbe un'altra pubblicazione. Io prima intendevo dire, vede, a me capita spesso di ragionare, di riflettere con i ragazzi sui temi della giustizia, spesso in seguito a delitti efferati, e quando dicevo che è indispensabile accostarsi alla letteratura è perché quando i ragazzi mancano gli strumenti linguistici, manca la capacità di nominare le cose, mancano le emozioni e conseguentemente manca anche un meccanismo di controllo sulla realtà e su se stessi. Vede, quello che mi ha colpito leggendo i diversi autori è che è come se avessero, diciamo, espresso l'auspicio, l'esigenza di diffondere una sorta di etica del perdono, da tradursi poi in istituti giuridici. Che cosa vuol dire in altri termini? Cioè, hanno espresso l'esigenza di non rispondere al negativo in maniera reciproca, perché
È questo quel che è accaduto in buona parte della nostra storia umana? Cioè, perché rispondere al negativo con il negativo significa semplicemente mettere in moto un moltiplicatore della violenza fortissimo. E ecco perché è indispensabile non restituire il colpo. Uso un'espressione tipicamente, un'espressione che formulò Primo Levi. Il problema è evitare la mimesi del male, prendere le distanze da un'idea di giustizia che vuole ripagare il male con il male. Questa logica non rientra in una logica di giustizia, è piuttosto un istinto. Una giustizia dal volto umano è chiamata a trarre ispirazione da un'etica e da una cultura del perdono. Adesso io non vorrei passare per perdonista, il perdono è anche un fatto intimo che, come dire, spetta a ciascuno. Il problema è mettere in pista meccanismi che, piuttosto che rispondere al male con il male, bisogna ricucire i rapporti, non reciderli. Questo è interrompere questa spirale perversa di violenza. Cioè, il problema è riabilitare. E ripeto, la letteratura... adesso... Lei citava Camus. No, Camus, oddio, c'è un vuoto. Lo scrittore siciliano. Ah, certo, Leonardo Sciascia. Sì, sì. Che nel suo romanzo Porte Aperte, certo, che poi, come tanti altri bei romanzi, ha avuto anche una trasposizione cinematografica, faceva proprio un discorso di questo tipo, cioè che è molto importante questo libro che io consiglio, anche il film, il regista credo fosse Gianni Amelio, ha fatto molto bene con Gian Maria Volonté protagonista. Esattamente, sì, è un film che ormai è data già diversi anni, però c'è questo, ci sono le riflessioni di questo giudice che desidera dormire sonni tranquilli, appunto per non avere una cattiva coscienza. Cioè, che cosa vuol dire il senso del... Ecco, in questo senso io ripeto, la letteratura ha aiutato tantissimo, ha aiutato tantissimo. Sì, Porte Aperte è un esempio pienamente calzante, quindi si vede anche la cura dell'autore di scegliere delle opere che possono approfondire altri aspetti. In quel periodo, e alla fine degli anni 30, la dittatura fascista, il regime fascista, aveva inculcato nelle menti dei cittadini che si poteva vivere con le porte aperte, no? Per quanto erano sicure le strade. Quindi diciamo, l'evento, l'uccisione di un uomo da parte della moglie di due altre persone aveva gettato, se vogliamo, l'opinione pubblica nello sconforto, e quindi il giudice era costretto, no, ad assegnargli la pena di morte come atto, diciamo, simbolo. Ritornando al discorso della scuola, che è davvero interessante, io vorrei chiedere una cosa, così un po', se vogliamo, da libro cuore. Come racconterebbe la pena di morte a un bambino? È difficile pensare una cosa del genere, però... I bambini, soprattutto i bambini di oggi, che guardano la televisione, che hanno lo smartphone tra le mani, se un bambino viene e chiede: papà, ma perché, per dire, si uccide questa persona che ha fatto questa cosa negativa? Non si può dare la possibilità, no, di rimetterlo al mondo? Come la spiegheresti? Guardi... Non è semplice. Guardi, adesso le dico, le confesso una cosa. Noi in questa battaglia abolizionista prediligiamo in maniera particolare i giovani, e le confesso che preferiamo parlare nelle scuole superiori, proprio per confessarle una difficoltà oggettiva a spiegare in maniera compiuta, suscitando emozioni
con i bambini, ma anche con i ragazzi delle medie. Vede, io penso una cosa molto semplice. Solitamente in questi incontri noi portiamo con noi un testimone, spesso sono ex condannati a morte. E devo dire che talvolta, nella loro estrema semplicità, descrivendo quel che hanno trascorso ai bracci della morte, il messaggio è molto efficace, molto forte. Vede, io potrei, ho la presunzione di dirle che conosco bene questo tema, il tema della pena di morte, anche da un punto di vista giuridico, potrei fare grosse dissertazioni, anche asettiche, un po' noiose. I condannati a morte, ripeto, nella loro semplicità, spesso sono decisamente più efficaci, soprattutto anche con i bambini, perché poi, vede, quando un condannato a morte ci racconta che nel dramma, che nella vita del braccio della morte riscopre il senso della vita, soprattutto il senso dell'amicizia, del bisogno degli altri, perché vede, noi abbiamo anche nel corso degli anni messo in piedi una forte rete di corrispondenza. Quando un condannato ci racconta il dolore, ma anche la forte voglia di vivere, la forte voglia di non disperdere nessun'ora della propria giornata. E, guardi, il carcere non lo ti augura veramente a nessuno, però talvolta il carcere è stato per molti detenuti, adesso dico anche detenuti che non sono stati condannati a morte, per rivedere la propria vita, per ricomprendere il proprio passato, anche per capire che vita fare. E, guardi, io non esito a dirle che spesso queste testimonianze sono state anche una grossa provocazione, una grossa sfida anche per ciascuno di noi. Ma noi, nella nostra vita ricca, un po' consumista, avvertiamo ancora fortemente il senso del bisogno degli altri, dell'amicizia, dei legami. Noi abbiamo conosciuto condannati a morte con un forte senso, con una grossa fame, sete di amicizia, di dipendenza, ma noi ci sentiamo dipendenti dagli altri. Bene, spiegare queste cose semplici ai bambini è molto importante, più di fargli tanti discorsi sulla giustizia, per carità, molto importanti. Poi, certo, non è semplice, ripeto, spiegare, però io credo che già spiegare questo, il dramma dei condannati a morte, a prescindere dal delitto di cui si sono resi responsabili, molto molto importante. Cioè, mi vengono in mente diverse cose, cioè, anche i film che sono stati fatti prendendo spunto dai romanzi di Grisham. Adesso, non so se è presente quel film, adesso mi sfugge il titolo, ma purtroppo l'età, vicino ai 60, in cui c'è questo giovane avvocato che prende le difese del nonno, che è una persona spregevole perché era un ex membro del Club Sultan, cioè una persona che fino all'ultimo aveva espresso il suo odio, che però poi alla fine cambia e diventa una persona profondamente umana. E questo nella trasposizione cinematografica è fatto molto bene. Ecco perché l'espressione artistica può favorire la promozione dei diritti umani. Bobbio questo lo spiegava molto bene, da giurista e filosofo qual era. Dice: guardate, è difficile che voi troverete nei classici della filosofia discorsi compiutamente contro la pena di morte. Ecco perché il film famoso Dead Man Walking suscitò all'epoca grosse emozioni, e molto più di tante spiegazioni giuridiche, ripeto, che poi alla fine sono un po' asettiche. Allora, Antonio, lei ha detto che, insomma, è come il vino buono, diciamo, no? È un po' attempato. E la caratteristica sicuramente delle persone esperte anche su questi temi è di poter guardare oltre, no? Magari di poter immaginare oltre. Io le chiedo, prima di passare la palla al sindaco, se vorrà fare una domanda o se vorrà poi direttamente procedere con i saluti, le chiedo come immagina il nostro paese e il mondo
tra 30 anni in relazione ai diritti civili? Guardi, io le dico una cosa molto semplice. Il nostro sogno è trasformare la pena di morte come oggi è concepita la tortura. Oggi la tortura non è presente in nessun ordinamento. Guardi, agli inizi del secolo scorso l'applicazione della pena di morte era considerato un fatto normale. Oggi è considerato un fatto anormale l'applicazione della pena di morte. Ripeto, il trend è estremamente positivo e sto parlando di un trend relativamente recente, perché sto parlando degli ultimi 20 anni. Difficile fare una previsione su come sarà il nostro paese fra 30 anni, anche perché io però ho una forte fiducia, perché credo che la storia riserva continuamente a ciascuno di noi e ai popoli nel loro complesso delle grosse sorprese. Guardi, io immagino che il sindaco abbia più o meno la mia stessa età. Adesso bisognerebbe chiedergli: ma lei se l'aspettava la caduta del muro di Berlino? Oppure negli anni Ottanta si aspettava la caduta si repentina del regime sovietico? Chi è che si aspettava le primavere arabe? Oppure chi è che si aspettava un repentino cambio in Sudafrica? Io appartengo ad una generazione che è cresciuta con la storia della segregazione razziale in Sudafrica. Oggi tutto questo non c'è più. Si potrebbero fare numerosissimi esempi in questo tipo. Oppure, adesso non so, mi viene in mente lo storico incontro tra Papa Wojtyla e Fidel Castro. Cioè, si potrebbero fare numerosissimi esempi. Quindi attenzione, la storia ci riserva grosse sorprese. Da cattolico le dico che anche Papa Francesco è stata una grossa sorpresa, e probabilmente noi tanti frutti che si stanno seminando non li vedremo, li vedranno le generazioni future. Però ripeto, la storia ci riserva molte sorprese, bisogna saperle cogliere e lavorarci innanzitutto per propiziarle, ecco. Passo la palla al sindaco. Grazie professore Gagliani. Io ho qualche anno di più del professore Salvati, quindi penso di aver condiviso con lui tanti cambiamenti nella storia europea, per non dire anche mondiale. Io sono molto contento questa sera di aver contribuito in qualche modo come comunità di Andrano, come comune di Andrano, a questo dibattito. Io vivo nel mondo della scuola da tanti anni. La cosa che subito noto quando si ha a che fare con gli studenti delle scuole superiori sui temi fondamentali, a un primo approccio c'è una reazione istintiva, non molto riflessiva, però poi quando si approfondiscono queste tematiche vedi molta attenzione anche nei confronti di questi problemi che possono sembrare lontanissimi, ma comunque fanno parte oramai del cosiddetto mondo globalizzato. Io sono contento anche perché abbiamo dato la possibilità al professore Salvati di presentare il suo testo, e quindi ancora una volta la prova, la dimostrazione che la letteratura, la scrittura ha un forte valore anche civile di impegno per quanto riguarda i diritti umani. Nella storia, come citava il professore Salvati, sono tanti gli esempi che hanno dato poi un contributo a cambiare anche la mentalità. I processi storici per alcune tematiche sono molto lenti, e quindi però comunque l'umanità spero che vada sempre nella direzione di migliorare le condizioni di vita. Io la riflessione che faccio sempre: non è più possibile nel ventunesimo secolo che ci siano ancora stati dove è possibile anche ancora applicare la morte legalizzata. Sono stati che comunque presentano regimi non molto tra virgolette democratici, e quindi quali saranno le ragioni che portano ancora questi stati, anche perché nessuna ragione, né come deterrenza nei confronti della commissione dei delitti gravi, né come possibilità di evitare rischi anche di persone innocenti che poi vengono portate al patibolo, nessuna ragione porta ancora oggi a considerare l'applicazione della pena di morte come una possibile sanzione penale. Io vorrei chiedere soltanto al professore Salvati, perché dentro la comunità di Sant'Egidio, probabilmente anche in collaborazione con tutte le ONG che si interessano di tematiche dei diritti umani, dei diritti civili nel mondo, in questi stati chiamiamoli non proprio prettamente democratici, qual è il livello della discussione, se loro sanno, all'interno di questi stati, a parte gli Stati Uniti, che hanno ovviamente una storia diversa
come viene considerata la pena di morte? Come una vendetta, come un diritto dello Stato di togliere la vita a coloro che hanno commesso gravi reati, o semplicemente come un modo per eliminare probabilmente anche spesso degli oppositori anche di tipo politico? E poi ci avviamo alla conclusione ai ringraziamenti. Però lei ci accingiamo alla conclusione, ma mi pone una domanda e le richiedo che richiede una sintesi un po' difficile. Guardi, innanzitutto bisogna dire che noi come Comunità di Sant'Egidio sono diversi anni che organizziamo dei convegni con i ministri della giustizia proprio per favorire processi di legislativi che possano poi condurre all'abolizione. Potrei raccontarle anche diversi esempi, cioè di paesi soprattutto africani dove siamo giunti all'abolizione della pena di morte dopo un lungo cammino fatto in maniera sinergica tra l'opinione pubblica e i rappresentanti istituzionali, parlamentari. E vede, bisogna distinguere gli ambiti. Non sempre la pena di morte si applica per eliminare avversari politici. E questo avviene in alcuni paesi, penso in particolar modo all'Iraq, penso all'Egitto, ma spesso la pena di morte viene, soprattutto negli ultimi anni, viene utilizzata per sopprimere persone che si sono rese responsabili di traffici di stupefacenti. E guardi, spesso c'è il problema del timore delle opinioni, della reazione delle opinioni pubbliche, soprattutto nei paesi africani. Talvolta c'è un problema culturale, perché, ripeto, in alcuni paesi asiatici togliere la vita è rispondere con il male al male è considerato un fatto culturalmente legittimo. Ripeto, guardi, lo ricordava in maniera molto efficace giorni fa la cancelliera Merkel: noi siamo il continente dell'illuminismo, noi abbiamo avuto una cura particolare per la tutela dei diritti dell'individuo, e anche noi italiani dobbiamo essere orgogliosi di essere la patria di Beccaria. Quindi, ripeto, il percorso è lungo, è importante, però molto incoraggiante. Io le ripeto, stiamo parlando di un fenomeno che ci mostra continuamente risultati incoraggianti. Però, ripeto, il problema è fare attenzione a non a sottrarsi a quello che prima definivo una sorta di sonnambulismo, perché è un po', io l'avverto un po' questo fenomeno un po' anche in Italia, cioè un sonnambulismo anche su tante altre questioni. Ecco perché è importante dar spazio alla cultura, e ripeto, i piccoli comuni su questo possono fare moltissimo, perché il problema è proprio cambiare l'humus culturale, a prescindere dalle eventuali riforme politiche o giuridiche. C'è da fare un grosso discorso, e noi persone impegnate nella scuola, possiamo fare tantissimo, soprattutto, ripeto, adesso per trasmettere la passione per la cultura, perché veramente la cultura ci aiuta ad essere migliori. Grazie professore Salvati, grazie alla comunità di Sant'Egidio per questo impegno quotidiano per la difesa dei diritti umani. Ringrazio moltissimo il professore Galliani per la sua partecipazione, grazie, per l'alto livello che ha dimostrato anche di come preparazione su tutti i temi più importanti della vita contemporanea. E io vi ringrazio, spero di rincontrarci per la comunità di Sant'Egidio, siamo sempre a disposizione per qualsiasi iniziativa per la tutela dei diritti umani. Ringrazio tutti, ringrazio coloro che ci hanno seguito. Alla prossima. Grazie a tutti. Buonasera. Buonasera.